Bene, l'Italia è il paese delle fatalità, delle disgrazie che succedono per fatalità, ma noi invece potremmo dire che magari con un po' più di manutenzioni, con un po' più di accortezza, con un po' più di non so, non sappiamo come dire, però con un po' più di qualche cosa potessero così magari fare in modo di evitare certe tragedie che poi succedono come quelle di Genova. Noi torniamo per la sesta, settima volta su un punto di Termoli dove possiamo considerarlo quasi una piccola Genova. Perché questo ponte della ferrovia che vedete qui, tutto maciullato dall'erosione, sta così da una vita. Noi siamo venuti a riprenderlo per l'ennesima volta per farvi vedere in che condizioni è un ponte che guarda sulla ferrovia, una ferrovia a lunga gettata, è una ferrovia che porta qui treni da tutta Italia, dal nord, dal sud, e quindi noi siamo per l'ennesima volta tornati qui sul luogo, possiamo dire, del delitto, per farvi vedere come peggiora giorno per giorno. Guardate, questa è la situazione di un ponte che guarda la ferrovia, dove la ferrovia è veramente una linea principale. Qui ci passano linee, frecce bianche, frecce rosse, frecce di tutti i colori, insomma. Però noi vediamo anche che se io faccio così, vedete, qua si sgretola tutto a mano, un ponte che tra le altre cose fa cadere sotto, mentre passano treni, anche pezzi di cemento. Guardate, questo si sgretola così, non è che lo faccio, questo è così. Tutto questo che vedete cade da solo, non è che... Adesso vi farò vedere che sotto qua, sotto, ci saranno appunto dei pezzi di questo muro, che vedete proprio sgretolato con la ruggine. E quindi vi faccio vedere adesso che cosa c'è qui sotto, dove passano proprio i treni. Guardate, ci sono pezzi di pietra che sono caduti, a parte, diciamo, le situazioni di disagio, di persone senza tetto che vengono qui sotto, vedete, se ecco, qui ci passano i treni, ci passano treni all'alta velocità, e sotto arrivano anche pietre che cadono così da sole, perché noi, se facciamo così, guardate, io non è che faccio tanto sforzo per fare. Queste sono cose che abbiamo già denunciato non solo una volta, ma questa che vedete oggi, che io sono venuto a fare il giorno di Ferragosto per farvi la testimonianza sull'onda di quello che è accaduto a Genova. Noi stiamo passando su un cavalcavia importante della città, un cavalcavia che è stato fatto dopo che è stato levato il passaggio a livello, e dove passano ferrovie e treni in transito quasi ogni ora, treni importanti. Voi pensate se mentre passa un treno ad alta velocità proprio qui sotto, su questa linea che vedete, e cade anche un pezzo di questo muro, cade sul treno in corsa, voi immaginate solamente cosa può accadere. Allora, bisogna sempre aspettare che succeda qualche tragedia, bisogna aspettare che, come a Genova, crolli un ponte per poi piangere per le parole di circostanza, o è meglio prevenire? Voi che dite? Io penso che sia meglio sempre prevenire. Invece qui io spero che questa volta qualcuno ascolti e cominci a darsi una regolata, perché su questo ponte abbiamo visto tutte le volte che siamo venuti che la situazione è sempre più peggiorata, una situazione che vediamo sempre più peggio di quanto era la volta precedente, nel senso che praticamente noi siamo noi che non ci toccherebbe neanche, però lo facciamo per dovizia di informazione, tenere sotto controllo una situazione che pare che è più non passi nemmeno per l'anticamera del cervello. Vabbè, dobbiamo aspettare anche qui che crolli il ponte? No, non credo, spero di no, perché altrimenti sarebbe veramente grave. Noi questa cosa qui la vogliamo sempre tenere sotto controllo, e passeremo anche un'ottava volta, una nona volta, una decima volta, finché qualcuno non si decide una buona volta a dire andiamo a vedere com'è la situazione. Perché ricordo anche, per esempio, sulla tangenziale nord di Termoli, a volte sono passati dei periodi che sono stati veramente brutti,
crollavano pezzi di muro dal ponte sotto alle macchine che passavano. A un certo punto intervennero i vigili del fuoco e i vigili del fuoco appunto decisero che era ora di intervenire, e quando sono intervenuti adesso il pericolo è scampato, insomma, in questo senso. Però bisogna intervenire, bisogna fare. Se non si fa, se non si interviene, sicuramente la situazione non andrà sempre a migliorare, anzi a peggiorare sicuramente. E qui sul ponte dell'università, un nodo, un incrocio veramente importante per la città di Termoli, non vorremmo arrivare alle condizioni di cui siamo stati testimoni ieri, ma come in altre situazioni in Italia, nelle tragedie annunciate, che poi dopo ci sono le lacrime di coccodrillo di qualcuno. Questo fa parte del costume italico, però noi abbiamo ancora una volta, il giorno di Ferragosto alle 9.30, volutamente essere qui per farvi testimoniare sull'onda di quanto è successo a Genova, che anche a Termoli ci sono i rischi di una piccola Genova, ma con la speranza che qualcuno si passi un po' la mano sulla coscienza. Michele Trombetta, Termoli Online.